E come spesso ripeto, con la musica noi possiamo fare di tutto. Possiamo fare storia, geografia, letteratura, possiamo fare tecnologia, insomma, possiamo fare di tutto. Possiamo anche fare matematica. Vi ricordate quando il prof di matematica ci faceva scomporre i numeri? Tipo 10, poi divide per 2, che dà 5, 5 numero primo, 5, 5, poi 1. Vi ricordate, no? Il famoso grafico. Praticamente scoprivamo che dire 10 o dire 5 per 2 era la stessa cosa. In musica accade lo stesso. E dire due minime o dire una semibreve è la stessa cosa. Oppure dire quattro semimine oppure dire una semibreve, in pratica hanno lo stesso valore. Come in matematica scomponiamo i numeri, così in musica noi possiamo scomporre le figure musicali. Sì, ma qual è il vantaggio? Giustamente qualcuno di voi potrebbe dire questo, qual è il vantaggio di questa cosa? Tutte le melodie vengono, diciamo, organizzate in battute. Tutte le musiche, le melodie, le canzoni sono organizzate in battute. E che sono le battute? Sono come dei contenitori, delimitati da stanghette che possono contenere un tot di battiti. Tot di battiti che viene dichiarato all'inizio del brano, subito dopo la chiave, c'è una frazione, tipo due quarti, tre quarti, quattro quarti. Frazione, che ci dice proprio in maniera chiara, esplicita, quanti battiti devono contenere le battute. Frazione di due quarti. Il numeratore ci indica il numero di battiti contenuti all'interno di una battuta, il denominatore ci dirà quanto varranno quei battiti. Quindi due quarti, due pulsazioni da un quarto ciascuno. Tre quarti, tre pulsazioni da un quarto ciascuno. Quattro quarti, quattro battiti da un quarto ciascuno. Perché è importante conoscere la scomposizione delle varie figure? Perché l'obiettivo di chi fa musica è trasmettere emozioni. E trasmettere emozioni soltanto con dei suoni lunghi è impossibile. Che cosa genera emozioni? A generare emozioni è il movimento, quindi creare movimento all'interno delle varie pulsazioni. E un conto è quattro battiti, tipo e altra storia è, che ne so, per evitare che l'orecchio umano si annoi e non percepisca alcuna emozione, ecco, il fatto di sapere che ogni valore può essere scomposto, naturalmente nel momento in cui viene scomposto un certo valore, non deve mai oltrepassare il limite consentito, se è tre quarti, tu devi far rientrare tutte le pulsazioni, tutti i movimenti, sempre all'interno di quei tre quarti o quattro quarti, quindi il problema è sempre il solito. Chi fa musica lo fa per emozionare. Variare le pulsazioni genera emozioni. Naturalmente, le variazioni ritmiche possono riguardare sia la melodia, ma anche l'armonia. E quante emozioni si possono generare applicando questa scomposizione sia alla melodia sia all'armonia? È qualcosa di fantastico.